Partiamo da una premessa. Amo i libri, amo leggere, amo Stephen King e amo il genere dell'horror e ovviamente amo i videogiochi. Partendo da questa premessa, come potevo farmi scappare questa esclusiva per 360? La storia parla di Alan Wake, scrittore di fama mondiale, sull'orlo di una crisi coniugale con la moglie e con un blocco dello scrittore che lo attanaglia da diverso tempo. Decidono di andare in vacanza a Bright Falls, una piccola cittadina americana situata tra i boschi e le montagne, sperando anche che il nostro scrittore ritrovi quella creatività che lo ha reso famoso in tutto il mondo. È proprio qui che la moglie verrà rapita e che Alan verrà trascinato in un vero e proprio incubo pieno di ansie, paure e buio, dove dovrà sopravvivere, dove troverà diverse pagine di un suo libro che ritiene non aver mai scritto, ma che in qualche modo predicono degli eventi futuri. Alan Wake è un gioco in terza persona che può considerarsi un ibrido tra survival horror ed action adventure. Il gameplay è tutto sommato semplicistico e molto molto ripetitivo, ed è tutto basato principalmente sul gioco di luci ed ombre. Il titolo è suddiviso in sei capitoli, ognuno che è composto come una puntata di una miniserie televisiva, e si chiude ognuno in un modo veramente spettacolare e intrigante per il videogiocatore, che fa addirittura comparire proprio alla fine la scritta fine episodio. Di giorno il gioco risulta particolarmente lineare, con sezioni adventure particolarmente intriganti e ricchi di dettagli da scovare. Di notte invece si entra nel vero e proprio lato action e survival del gioco. Avremo una pila per riuscire a sgretolare questa coltre oscura che difende i nemici, un revolver, diversi fucili da caccia, dei fumogeni e del lanciarazzi, che sono più consigliati sinceramente per uccisioni di gruppo. I colpi per le armi e le pile devono essere gestiti abbastanza bene in quanto nello scenario non troveremo tantissima roba da utilizzare, quindi sia le pile che i colpi per il revolver e per i fucili dovranno essere dosati molto bene, dovremmo veramente cercare di avere una buona mira e di non sprecare nessun colpo. La prima sequenza filmata di arrivo a Bright Falls penso che dica molto sul motore grafico e sulla tecnica utilizzata in questo videogioco. È veramente curato in ogni minimo dettaglio, quasi in modo maniacale. Bellissima l'acqua che si vede e il panorama che vediamo nel nostro arrivo, ed è ancora più curato e maniacale il dettaglio che viene riposto nelle luci, nelle ombre, in quanto questo gioco appunto è proprio basato su questi fattori. L'unica pecca probabilmente è la legnosità del corpo, dei movimenti, sia dei personaggi principali che secondari che dei nemici, e delle espressioni dei visi che non è proprio ai massimi livelli. Il titolo è stato completamente doppiato in italiano, non in modo ottimale direi, però comunque essendoci di peggio lo considero un buon doppiaggio e anche un punto a favore. Svegliati! Tesoro, era solo un incubo. Va tutto bene. Ti sei addormentato?
Già, almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. Anche se un vero e proprio punto a favore è stata la colonna sonora, in cui sono state riposte veramente tante fatiche, creando colonne sonore originali, veramente, diciamo, epiche ed evocative, e che esprimono davvero l'ansia e la paura di cui questo titolo avevano bisogno. Per concludere, tutto dipende un po' da voi. Alan Wake è senz'altro un titolo ottimo sotto molti aspetti, che può essere reso capolavoro dagli amanti dell'horror, quindi è senz'altro un titolo consigliatissimo, anche imperdibile direi, per gli amanti del genere.